Ho scritto questo libro perché secondo me era necessario farlo. Questa è una cosa che io già ho detto, ma mi va di ripetere perché ci troviamo in un'epoca in cui succedono cose che ci lasciano senza parole e succedono troppo spesso. Per cui ho pensato di scrivere una storia che parlasse di violenza psicologica soprattutto, potesse essere utile ai lettori per immedesimarsi in questo personaggio per riconoscere poi i sentimenti che si provano. E la violenza è una tematica molto importante di questi tempi, se ne sente ogni giorno, anche tra ragazzini purtroppo si stanno sentendo cose che forse fino a poco fa non si sentivano. E secondo me bisognerebbe parlarne, coinvolgere i ragazzi, soprattutto i giovani, con tutti gli strumenti possibili, con i libri, con le manifestazioni, con i dialoghi con loro, con degli incontri, proprio per dargli la possibilità di scindere il bene dal male, perché questo, diciamo, è il centro, secondo me. E quindi io, diciamo, con il mio strumento, che è quello della scrittura, e che solo attraverso la scrittura riesco a tirare fuori le mie emozioni, ho fatto, diciamo, una piccola parte di quello che sentivo di fare nel mio piccolo. Hai scelto la formula del noir per raccontare questa storia. Perché? È perché era inevitabile un noir, perché un noir è un genere letterario in cui diciamo, cioè, ci sono dei parametri specifici, delle cose che accadono e quindi era necessario per raccontare quello che ho raccontato. Tu hai detto una cosa molto importante prima, hai sottolineato l'aspetto psicologico, perché oggi noi siamo più abituati anche nei film, nei media, a parlare di quella che è la violenza fisica, ma c'è effettivamente quella psicologica. Che cosa ti sei ispirata per costruire questa storia, dove ci sono tanti personaggi, c'è la lussuria, il piacere e poi c'è anche quello che dicevamo, questo aspetto psicologico attribuito a una donna sicuramente meno appariscente delle altre donne che sono presenti all'interno del libro? La psicologia è tutto. I miei romanzi sono introspettivi, anche l'altro. Quindi secondo me la cosa importante è proprio calarsi nella psiche dei personaggi, perché non c'è altro modo per capire quello che gli altri provano. La lettura ci costringe a provare delle sensazioni nuove. E quindi attraverso i personaggi io l'ho fatto, sì, ho trattato tematiche come la lussuria, appunto, questo Filippo è un personaggio che conduce una vita dissipata, in balia della ricchezza, del disordine, della prostituzione. E mi sembrava il contesto giusto per raccontare questa storia. La violenza, diciamo che ci sono molti tipi di violenza e certe volte le donne non si accorgono perché vengono messe nella condizione in questa condizione di sottomissione, diciamo, secondo me vengono messe lentamente, in maniera subdola, e prima di arrivare al tragico epilogo di quello che succede ogni giorno, ci sono molte forme di violenza, quindi a quelle che bisogna prestare attenzione, perché c'è comunque prima, ci sono dei segnali prima, una violenza anche psicologica, c'è la violenza economica, c'è la violenza verbale anche, quindi alla fine di tutte queste situazioni in cui viene messa la donna, poi ci sta il finale tragico. Una persona, un uomo che rispetta la sua donna, che rispetta la sua libertà, che non fa alcun tipo di violenza, né verbale, né psicologica, né economica, ma la rispetta al 100%, non ammazza la sua donna. Invece chi lo fa, secondo me, già prima ha cominciato a fare i tipi di violenza di questo. Assolutamente. Ultima domanda, che potere ha la letteratura per sradicare qualcosa che è molto radicato nella nostra cultura? Limitato il potere. Per me, personalmente, la letteratura ha un potere enorme. A me i libri hanno cambiato la vita, mi hanno proprio cambiato la direzione della mia vita. E,
per certi versi funziona, funziona molto, ma non per tutti, non bastano solo i libri, non bastano le parole, non bastano le lacrime, il sangue, come ho detto anche in un'altra intervista, è sempre, non è mai abbastanza quello che si fa per sradicare questa mentalità. La cosa importante è quello che io dico sempre, bisognerebbe educare i bambini, già da bambini bisognerebbe educare ad amare l'altro e l'indipendenza e l'autonomia dell'altro, quindi andrebbe inserita nelle scuole l'educazione sentimentale, loro dovrebbero imparare ad amare, a rispettare proprio sin da piccoli. A scuola si perde molto tempo in burocrazia, in cose diciamo che ai fini della vita non sono tanto utili secondo me, e quindi c'è bisogno di più amore, c'è bisogno di amore, quello che oggi manca, oggi c'è troppa violenza tra questi giovani. Grazie. Grazie a te.